Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con la Maullo Racing, signori. Gran premio di Miami, Stati Uniti, un circuito infernale, signori, infernale, che è visto così, quando ho visto il tracciato ho detto ma di che stiamo a parlare, ma che gran premio è? Vediamo se qua me lo fa vedere, signori, perché no, non lo fa vedere, è qualcosa di impressionante, però... Giro dopo giro nelle prove libere mi sono abituato e devo dire che non è proprio bruttissimo, non è bruttissimo. Certo, sarà molto difficile la gara non andare a sbattere, perché una cosa è correre da soli, una cosa è correre con tutte le altre vetture addosso. Però intanto se riuscissimo a fare delle qualifiche in cui partiamo bene, secondo me già potrebbe essere qualcosa di interessante, signori. Circuito di Miami, Crypto.com Miami, signori, è tutto stretto, sembra un circuito da macchine, da come posso dire, da IndyCar, da macchine elettriche, da Formula elettrica, Formula E, ecco, da Formula E. Però ci siamo. Se non sbagliamo possiamo forse fare una buona qualifica, forse, signori. Non mettiamo il carro troppo davanti ai buoi. Vediamo cosa riusciamo a fare, signori. Non è proprio bruttissimo come tracciato, sono dei punti in cui siamo decisamente più veloci. E ecco, tipo questa mappa. No, signore, no, che cazzarola. No, non ci sto, signore. Porca miseria. Dai, in tutte le qualifiche, in tutte le prove libere non ho sbattuto una volta. Una volta non ci ho sbattuto, amoretto. Rido. Aia, va bene. Calma e sangue freddo. Ci riusciamo secondo... Ah, il flashback mi parte proprio da quando sbatta a muro. Già ho sbattuto, non è vero? Sì, va bene. Allora, signore. Non è successo niente. Nessuno ha visto niente. Tanto non abbiamo fatto assolutamente niente. Bello che ho detto, non prego, che spettacolo. Si inizia già così, col muretto proprio a... alla prima curva, bene così, ce la facciamo, dai. Quello che ho detto, appunto, ci sono dei punti in cui si riusciamo a essere più veloci noi, dei punti in cui sono più veloci loro, e però che cazzarola, dico, no, ok, muretto, calma, no, ho frenato troppo, mannaggia, questa era la curva dove non dovevo frenare tanto, qua devo giocare l'acceleratore, dai così, e qua andiamo a frenare, bello così, bello come il sole, dai che ci siamo. C'ha tutte queste curve veloci, in cui noi abbiamo una macchina che è saputo, si sa la velocità della nostra macchina praticamente, però va bene, cioè guardate come perdiamo posizioni in accelerazione, come abbiamo perso posizioni in accelerazione, riusciamo a recuperare nei punti lenti praticamente, nei punti lenti riusciamo a recuperare forse. Mi sta emozionando, porca miseria, mi sta emozionando e sto guidando malissimo. Dai. Noni, ora qui c'è il rettilineo con l'accelerazione che facciamo schifo perché ci supereranno nuovamente tutti. E l'ultima curva in cui andiamo pure male. L'ultima curva non lo so perché non riesco a farla proprio bene. Allora, secondo me... andremo a sbattere non una volta ma almeno sette volte praticamente. Beh dai, però che cavolo, a farla più stretta sta curva. 19esimo, ultimo, ventesimo, mamma mia, eravamo anche noni, ah, siamo ventesimi, va bene. Forse riuscivo a far meglio l'ultima curva, sarebbe andato meglio. Riuscivo a... No, aspettate, posizione... Ecco, vediamo un attimino. Noi siamo ventesimi e Lewson è ultimo. Va bene, sì, è stato quel muretto alla fine, se non ci ha fatto perdere quei... Qualche secondo al quale avremmo potuto un attimino riuscire... Sarà difficile perché riuscire a tenere le macchine dietro... Qui la vedo difficile, però ci proviamo, signori, non demordiamo, io dovevo diminuire i danni perché è troppo difficile, basta che tocchiamo un attimino, anche l'altra volta toccavamo il fondo piatto e si rompeva il fondo piatto, così è troppo complicato, però
Però ci siamo, signori. Gara, 5 giri, pronti a scendere in pista con la Maullo Racing e a distruggere tutto, signori. Distruggere tutto, distruggiamo tutto. Allora, se succede qualcosa al primo giro, flashback o riavviamo direttamente, signori. Se succede qualcosa al terzo giro, quarto giro, signori, ci teniamo quello che viene. Ci teniamo quello che viene. E la prima stagione ci sta di far cagare. Palesemente ci sta di far cagare. Noi sicuramente non riusciremo ad arrivare in top 10 oggi, anche perché Benvenuti all'Autodromo provare a superare Internazionale di in queste Baglieri, curve piazza strette delle significa Monete. voler morire. Prima di Vediamo la iniziare, griglia di rivediamo partenza, le signori. posizioni sulla griglia di partenza. Charles Leclerc parte dalla pole position, accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Hamilton, Sainz, Sergio Perez e Fernando Alonso. Russell, Bottas, Mick Schumacher e Lando Norris, Ricciardo, Magnussen, Esteban Ocon e Tsunoda, Gasly, Vettel, Guanyu Zhou e Lance Stroll, Albon, il pilota proprietario, Latifi e Liam Lawson. Dai, 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 Condividere vediamo con se noi le riusciamo a vostre fare. Certo, partire davanti oggi sarebbe stato tanta roba. Fernando non parla nemmeno oggi, è in sciopero, è in mutismo, mutismo selettivo per Ferdinando. Pronti signori, pronti e carichi, pronti e carichi, pronti e carichi, pronti e carichi, si parte veloce, 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 veloce. Da che lato è la prima curva? Non ricordo da che lato è la prima curva, signori, questo è un grosso problema. Non ok, mi sono ricordato da che lato è la prima curva e abbiamo già perso tutto l'alettone, proprio tutto. Commissari di gara ti hanno assegnato 3 secondi di 3 penalità secondi per di penalità per la l'utilizzo collisione con la Tifi. Ma che stai a dell'unica. 3 dire? Ma secondi di più che stai a parlare? Ma che posizione siamo? Undicesimi? Tanta roba, signori. No, 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 mannaggia Magnussen, mannaggia te. Tanto li supero qua. Esterno, 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 ti supero, esterno, perché mo siamo dei piloti professionali. Gran sorpasso sul Magnussen. Gran sorpasso su Magnussen, dobbiamo tenerlo dietro, però dobbiamo tenerlo dietro. Questo mi fa andare a sbattere, signore. Scommettiamo, mi fa andare a sbattere. Scommetto quello che volete e mi fa andare a sbattere. Peccato per i 3 secondi di penalità, mannaggia. Vabbè, ma tanto non penso che riusciremo ad arrivare in top 10, signori. Già però. Piccolo taglio, va bene. Scugnete, scugnete, spostati. Mannaggia Norris. Peccato per i 3 secondi, peccato. Siamo undicesimi, mannaggia. Se sono riusciti a non prendere quei 3 secondi di sanità, ce la giocavamo, ce la giocavamo. 3 secondi sono tanti. Mi sono Ehi, stai distratto, mi sono bene? Spegni il motore e distratto. aspetta gli steward. È stato un brutto Bello che incidente. lui non si è fatto niente. Io ho distrutto la macchina, lui non si è fatto niente. Sì, perché stavo guardando dietro Magnussen, stavo guardando dietro Magnussen che si sta avvicinando, ho visto la corda della curva. Dai così, signori, dai così. Perché non ti levi e So levati? che ha un po' danneggiato, avvertirai la differenza verso L'abbiamo il leggermente accomodato fuori, signori, l'abbiamo leggermente accomodato fuori. Sì, tu pensa di poter passare lì, ma noi chiudiamo, bello così. Siamo decimi, signori, siamo decimi, ma con 3 secondi di penalità. E non è la cosa più bella di questo mondo, però. Però, siamo decisi, signori. Stiamo sentendo il profumo dei punti. Il profumo dei punti che non riusciremo a prendere perché da decimi finiremo dietro in classifica, però. Ecco, riusciamo a guadagnare tanto. Se teniamo la macchina dentro, sì, ok. Namose, namose, namose. Corri, macchinina. Corri, macchinina. Abbiamo guadagnato la decima posizione, buttando un po' fuori varie macchine, varie macchine, varie ed eventuali macchine. Cos'è successo? Dimmi se stai bene. Dovreste chiederlo a quel pirla che c'ho dietro. Ecco a chi dovreste chiederlo, non a me. Non a me. Dov'è? Qua che mi ha toccato. Sì, quindi dobbiamo tornare un po' più indietro. Dai, fammelo qua. Vediamolo già da prima, vediamolo già da prima, bene, così lui adesso è confuso, non sa da che lato attaccare. No, mi ha fatto andare a lungo, bastardo.
saltato, mi ha fatto andare lungo. Anche qui un poco lunghi, però riusciamo a conquistare nuovamente la linea e torniamo sull'avvertimento, taglio curva. Va bene, va bene, va bene. Dai, coach, ok. Stiamo Magnussen è dietro. Sì, lo so che ci abbiamo la penalità dai commissari, non vi preoccupate. Qui dobbiamo tenere l'interno perché ora Magnussen vorrà fare lo spagato, è arrivato tutto sparato e superarci, e noi ci tenendoci all'interno riusciamo a bloccarlo. Dai, coach. Non riescono a essere più veloci su questa curva, mannaggia a loro. Mannaggia a loro che riescono a essere più veloci. No, ho guadagnato l'interno. No, devi stare all'esterno se vuoi passare. Devi stare all'esterno se vuoi passare. E io non te faccio passare. E io non te faccio passare. Il problema è che si è sbloccato il DRS, signori. Gara sofferta, gara sofferta. Per mantenere questa decima posizione che neanche è nostra, perché quello si sta ammazzando per guadagnare la decima posizione quando la guadagnerà comunque a fine gara. Levati! Dai, dai, gioca, gioca, gioca giù. Occhio al muro! Dai, coach, ok. Che cosa si sta... Norris e Magnussen si stanno ammazzando là dietro per guadagnare la decima posizione in pista, quando poi a fine gara comunque sarà loro, perché io ho 3 secondi di penalità che non... Bello così. Devo prendere di più qua perché non c'ho più l'alettone, mannaggia. Mannaggia la matriosca, occhio al muro. E dai, altri 2 secondi di penalità. No, però, signori, dai. Alla fine della gara abbiamo 5 secondi di penalità, signori. Arriviamo ultimi. Una grande gara in cui arriveremo ultimi. Però va bene. Porca di una miseria. Che è successo? Lando Norris è fuori gara. Perché? Cosa è successo? Io ho sentito una botta dietro, ma non ho fatto niente stavolta, signore. Non ho fatto niente. Boh. Non so cosa sia successo di preciso, signori. Non mi voglio fare troppe domande. Preferisco guardare avanti e continuare a correre. Siamo al quarto giro. Quarto giro. Ai, Magnussen è passato, ma non lo risuperiamo, signori, non vi preoccupate che lo risuperiamo. Esterna, cazzarola, questa volta non ce l'ho fatta. Cazzarola, questa volta non ce l'ho fatta. Dai. Non merita la penalità lui, no, lui la penalità non la merita. La penalità non la merita, mannaggia a voi a chi non ve lo dice pure. A me 5 secondi di penalità per non aver fatto nulla. A lui che mi ha spinto palesemente fuori, niente. Un applauso gli hanno fatto un applauso. Mannaggia a voi a chi non ve lo dice pure. Mannaggia a voi a chi non ve lo dice pure. E guarda come si è riavvicinato tutto il trenino. Mannaggia, eravamo decimi. Potevamo far bene. E invece niente. E invece Nisba. Va bene. Comunque no, e gira macchina. Perché non gira? Un patacarro di macchina, signori. Non gira. Quando stiamo per iniziare l'ultimo giro. Invece perché abbiamo usato in questa gara? Perderemo sicuro altre 2 posizioni. Quindi siamo 13esimi, 14esimi, 15esimi arriveremo. No, non male, dai. 15esimi comunque non male. Considerando le debacle dei gran premi precedenti, dai. E questo che è un gran premio terribile. Un gran premio terribile, signori miei. Non so se ci avete mai corso, ma è terribile. È bello e carino perché comunque è veloce, ma sti muretti così vicini ti fanno veramente paura. Qui non c'è niente da fare, sul dritto perdiamo come se non ci fosse un domani. Sul dritto perdiamo, non abbiamo completamente accelerazione. Ma perché abbiamo dei cali di prestazione? Non capisco perché abbiamo dei cali di prestazione. Che problemi abbiamo? Che
problemi abbiamo? Cioè abbiamo la macchina distrutta, cioè abbiamo il motore, i freni, dove stanno? Ma il motore mi sembra buono, che problemi c'ha il motore che c'ha i cali di prestazione? Mannaggia a voi. Charles Leclerc è arrivato. Noi vediamo di difendere la nostra tredicesima posizione, che non sarà mai tredicesima posizione, contro Albon. Ah, prova a inserirsi Albon. Noi continuiamo. No, non ci credo. Ci ha fregato all'ultima curva. Ma noi facciamo un taglio così. L'ho preso il traguardo? È la fine della gara. Ci vediamo nel L'ho preso. Finale col botto in tutti i sensi. Pilota del giorno, Papa Maullo, signori. Papa Maullo, pilota del giorno. Quando si dice finale col botto, abbiamo distrutto la macchina per cercare di arrivare il più velocemente possibile e fregare Albon, che poi non cambiamo niente perché comunque la posizione gliel'avremmo dovuta regalare lo stesso. Però va bene. Sedicesimi. Partivamo ventesimi. Saremmo potuti arrivare anche più in alto. Sedicesimi, dai, partendo ventesimi. Liam Lison, dai, è arrivato ventesimo. Ha guadagnato una posizione sulla Latifi. Buono così, Norris è ritirato. Va bene. Andiamo avanti, signori, dai. Dai. Perdiamo potenza, proprio in velocità. Perdiamo tantissimo. Vediamo un attimino qui come si evolvono le situazioni. Va bene. Lo sponsor cosa diceva? Che doveva arrivare in top 16? Sì, ci siamo arrivati. Altri bei soldini che arrivano per noi. Buono così. Macchina distrutta, dobbiamo pagare i danni, va bene. Quindi non prendiamo tantissimo. Non prendiamo tantissimo, infatti mi sa che non ci possiamo sviluppare nulla. Vediamo un attimino la situation. Poi concludiamo anche questo video di questo Gran Premio anche per oggi. Vediamo un attimino qual è la situazione. Comunque già, abbiamo fatto 5 gare, zitti, siamo già a quota 5 gare, ci proveremo alla sesta, che non ricordo niente quale sia, però lo vedremo tra poco. Ci sta a caricare però, sì, oh eccolo qua, Gran Premio di Spagna, signori, ai, tanta roba. Allora, assegna attività, abbiamo 3 giorni, simulazione di gara. Chi mi dà soldi? Pilota, scuderia, denaro, punti di risorsa, tutto, nessuno mi dà soldi. Va bene, allora, simulazione gara. Poi abbiamo, partecipa all'evento pilota più 100, denaro, telaio, aggiornamento attrezzatura telaio, e ci abbiamo l'ultimo di 3 giorni, ok. Motor propulsore, mi piace. E l'ultimo giorno ci mettiamo al secondo allenamento. Perfetto. E questa abbiamo sistemata. E già è uno. Abbiamo un milioncino e 2. Vediamo cosa possiamo fare con un milioncino e 2. Qui niente. Bello. Qui niente. Bello. Qui possiamo fare strumenti pit stop analisi. L'esperienza guadagnata dal vostro secondo pilota sarà aumentata. Un milioncino. Qui 1.500, 4.000, 3.000 addirittura, mamma mia. Qui tempo di costruzione, possiamo accorciare i tempi di costruzione, ma costa troppo. E qui siamo completamente fuori budget. Niente, non possiamo costruire niente. Vediamo invece ricerca e sviluppo. Stiamo costruendo qualcosa noi? Sì. Impatto, distribuzione peso e deportanza anteriore. Ok. Vediamo, abbiamo 1.500 punti. Cosa mi consigli? Questo che è in sconto. B-Wing. E famolo va. Damose così. Ok. E poi mi consigli qualche altra cosa? Questo. Materiali migliorati. Ice. Restiamo. Dai, fallo. Dopo 2 Gran Premi arriva questo. Porca miseria. Va bene. Penso che non possiamo fare più niente. No. Ok. Abbiamo altre 2 belle cose in sviluppo. Speriamo che arrivi tutto. Andiamo avanti, signori. Andiamo al ridosso del Gran Premio. Oh, porca miseria. Si è rotto qualcosa. Selezione. Accetta.
parte guasta. Dai, è così. Ripartiamo lo sviluppo e arriverà dopo il Gran Premio della Spagna. Porca miseria, speravo in qualche cosa, invece non mi stanno dando niente. Allora, nel generale, vai all'evento, reparto marketing. Le ultime stagioni ci hanno mostrato delle rivalità agguerrite come non mai. Chi desideri battere più di ogni altro? Daniel Ricciardo, Tsunoda o Lance Stroll? Tsunoda, Daniel Ricciardo è su. Forse Lance Stroll. Lance Stroll, dai. Grazie per essere intervenuto e aver risolto. Sì, penso che Lance Stroll sia l'Aston Martin sia quella messa peggio, no? William, Aston Martin, infatti Alfa Tauri è più forte, sì. Lance Stroll non è Sebastian Vettel, quindi dovremmo riuscire a batterlo. Siamo pronti per il Gran Premio, signori. Perfetto. Allora, detto questo, io mi fermo qui per questo video, signori. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per le suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!